Da questa sera cominciamo, abbiamo l'intenzione di cominciare un ciclo di iniziative che abbiamo voluto chiamare View from the Top. Quello che cercheremo di fare è di avere la possibilità di avere degli ospiti straordinari per cercare di confrontarci con loro e di capire da loro, vedere qual è il loro punto di vista. Stasera abbiamo il privilegio, io lo considero tale, di avere Piercarlo Padoan, che è vice segretario generale dell'Ocse, che è il capo degli economisti dell'Ocse. Il G20 avrà successo se metterà insieme attorno allo stesso tavolo in modo costruttivo culture molto diverse. Dobbiamo essere molto grati a questi progetti in questo momento, che sono quelli che tirano la crescita. Dove sta andando il modello cinese? In effetti l'aggressività nei confronti dei prezzi è qualcosa di assolutamente straordinario. Noi siamo convinti che loro vendano drasticamente sotto costo. L'economia cinese sta diventando più matura. All'interno stesso dell'economia cinese c'è un problema di imprese che vogliono farsi la concorrenza in modo, chiamiamolo così, trasparente e non con strumenti illegali. Una Cina che fa concorrenza sleale non è una Cina che dura a lungo. Io direi che ha a che fare con il tema delle differenze culturali, è un modello di governance. Il problema in cui noi ci troviamo come costruttori, diciamo, più europei a combattere verso i cinesi non è né la struttura dei costi, ma è il modello di business che loro spesso adottano. Credo che sia estremamente importante focalizzare su quello e non soltanto su qual è il costo del lavoro. La lotta diretta assolutamente aspra è quello che sta succedendo nella filiera. Il nostro segmento sta soffrendo terribilmente sui margini, con il rischio di portare a un qualcosa di non più sostenibile nel breve medio. Se fosse vero che non c'è il lungo termine, non ci sarebbero gli investimenti a rendimento differito, gli investimenti nelle grandi reti. Oggi sembra che l'operatore non abbia più la possibilità di investire perché gli cambiano le regole quasi ogni 2 o 3 anni, non gli si dà la possibilità di investire quasi, mettendo le regole troppo stringenti. Allora bisogna dire se tu la vuoi fare o no un investimento di certo sviluppo, perché il tuo orizzonte temporale te lo suggerisce. C'è più banca in Europa di quanto non ci sia mercato nel Nord America. In fondo, questo è uno dei problemi che hanno portato alla crisi finanziaria.